Signori, oggi iniziamo una miniserie che durerà tipo massimo 3 episodi, nella quale andremo a cacciare il Wither, eliminarlo, sperare di eliminarlo, e completare appunto la mappa finalmente. Appunto, come ho già detto, durerà circa 3 episodi. Lasciate un mi piace per farmi vedere che questa serie vi piace, serie tra molte virgolette. E signori, iniziamo, non perdiamoci in chiacchiere, c'è un Wither che ci aspetta. Tra l'altro, questa mappa figata è stata fatta, oh mio Dio, quanto è grande questo coso, nel mio server. È stata fatta dai boys del server, che li ringrazio in caso entrate nel server Discord, perché lì poi ci si organizza per entrare nel server, giocare, fare cose. Tra l'altro, siamo spawnati anche praticamente di notte, quindi molto male. La mappa si estende in lungo e non in largo, ovvero dovremmo scavare verso il basso, perché c'è un botto di roba appunto verso il basso. Tra l'altro, guardate che carino il server, che bello. E dovremmo appunto andare a esplorare, come ho già detto. Quindi mi prendo un po' di legno, aspetto o spero che non arrivi la notte e ci vediamo dopo. Allora, come vedete, ho preso il legno, un semino e uno sticchettino, ho fatto pure rima. Quindi mi sono fatto la crafting table, ci facciamo un paio di sticchettini e mi sa che questi qua non ci bastano per la pala, perché voglio appunto farmi una palettina, semplicemente una per ora. E ci facciamo anche il piccozzo? Ci facciamo anche il piccozzo. Poi tutte ste robe. No, non devi buttare il piccozzo, devi prenderlo. Vabbè, però lascia lì. Semplicemente devo scavarmi sotto i piedi, che è la cosa più sbagliata da fare, ma si può fare. E mi prendo questa pietra più che mattone. Quindi andando giù si troveranno dei dungeon incredibili. E comunque ceste, robe varie, mob spawner, cose incredibili, fidate, sarà una figata totale. Quindi mi inizio a prendere queste cose, così almeno ci faccio. Ci siamo già trovati una cavernozza. Bene. Tra l'altro, non dobbiamo scordarci che qua sopra ci abbiamo sia l'acqua che la sabbia. Sabbia un po' inutile, acqua decisamente utile. E quindi direi di farmi un bel piccoide di stone. E anche una pala. Allora, io direi tranquillamente, senza paura, ma neanche troppa poca, di. Niente. Si li sentiva. Allora, signori ragni, sono già morto. Signori, sono già morto, tranquillamente, ve lo dico. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani. Smeraldo. Vabbè, rifacciamo, dai. Dire che siamo partiti male, ma di un male. Vengi qua, vengi, vengi, vengi. Dai, allora dobbiamo spaccare lo spawn. E dobbiamo spaccare anche questi ragni, ma quanta vita c'hanno? Oh, dai, spaccati, spaccati, ti prego, non datemi fastidio, vi prego, vi prego. Oh, è morto, ok, ora possiamo anche morire. Tranquillamente, dai, morici. Dai, morici. Cioè, non morici io. Oh, ok, è andato, perfetto. Allora, con tutta la calma del mondo, ma neanche troppa, ci riprendiamo. O meglio, ci prendiamo. Ma il legno ce l'ho. Ah, ok, ma perché mi ha dato le robe di nuovo? Oddio, non ci ho fatto caso. L'ho dato per scontato, ma. Allora, ho paura ad aprirlo perché c'è della redstone. Però non è collegata a niente. Quindi, spacca tutto. Spacca tutto. Ok, ho fatto bene. C'era dell'esplosivo. Totalmente a caso. Cesta, mela d'oro, spada scrausa e minecart. Ok, quindi, come vi ho già detto. Attento. Piano, piano, piano. Che qua poi mi spavento. Succede il casino. Leva che vorrei premere. Non so cosa è successo. Allora, altra cesta, altro giro. Vediamo se ci dà qualcosina di incredibile. Oh, diamanti! Oh, diamanti! Uno! No, voglio tenermi. Cioè, in realtà gli smeraldi li vorrei prendere, però non servono a niente per il momento. Quindi, continuiamo a scavarci sotto. Appena riusciremo a farci il piccozzo di diamantozzi, torneremo più forti di prima. Ma adesso volevo tornare un attimo in superficie. Altri smeraldi. Da dov'è che sono sceso? Da di qua. Perfetto. Cioè, mi faccio una scaltina per la superficie e poi continuiamo ad esplorare il sotto, perché appunto, come vi ho detto nella intro, dobbiamo andare in esplorazione sempre più giù. Tra l'altro, questa serie voglio farvela uscire non appena l'avrò registrata tutta, quindi finisco di registrarla tutta e poi la faccio uscire. Nel frattempo, doppia cesta per noi, te che ci mettiamo dentro il diamantino, questi che non servono, tutto un bel po' di robe. La golden apple ce la teniamo palesemente per la fine e il grano. Potrei iniziare a fare la farm, però serve della terra, beh, che in realtà ce l'ho, no. Quindi mettiamo qua in parte all'acquetta della terra, non troppa, e mi vado a fare una pala e ci vediamo dopo. Allora, su mi sono fatto la farm, ma qua giù è un dungeon dietro, perché l'ho detto due volte, è un dungeon dietro l'altro. Prima c'era lo spawner di ragni, dannati ragni, mi fate totalmente schifo, e qua chissà cosa ci è. Lo spawner di zombie sembra. Oh, del ferro! Yes, del ferro! Yes, del ferro! Allora, qua devo giocarmela strategico. Prima coi ragni sono morto malamente, vero, vi do completamente ragione. Ma adesso, signori, sono un uomo nuovo
e quindi me la gioco in modo più strategico, ovvero scendo di un gradino, picchio lo zombino e poi spacchiamo anche il mob spawner. Vero zombie? Vero zombie che mi dà... Ah, il cibo non abbiamo, è vero, perché appunto c'ho solo uno di grano che dobbiamo aspettare che cresca, però niente di che. Quindi se scendo, schioppo, non abbiamo l'armatura, non ce la possiamo fare in pietra, perciò meglio non buttarsi. Guarda che stupidi che si sono bloccati nelle ragnatele, stupidi zombie. No, guarda quanti però. Allora aspettate, I've got a plan. Facciamo tutto il giro per di qua, piano piano, e passiamo da sotto. Perché dove non arriva la potenza, arriva l'intelligenza. Ricordatevelo, fondamentale. Allora, signori... guarda che ne prendo 4 con un colpo! Ma va, che figata! 4 in 1, sotto! 4 in 1, ora sono 3 perché uno è morto. Vai, sotto! Sciaccata! No, no, ehi, cosa volevi? Cosa mi tiri la sberli? Ma muori! Oddio, quanta vita c'hanno! Oh, allora... spacchiamo sto coso. Spaccati, bravissimo. No, mi sono bloccato. Panico. No, non è questa. Non è palesemente questa. Spacca, spacca, spacca. Le stringhe, tra l'altro, ci servono per fare il letto, mi sembra. Sì, quindi perfetto. Perfetto, le stringhe, il letto. Io dopo potremmo appunto fare il letto. Quindi prendiamone un po' tutte per effetto. La torcia ce l'abbiamo e mettiamone un'altra per sicurezza. Ma adesso, quello per cui siamo venuti è il ferrozzo. Perfetto. Tuc. Ce lo siamo preso, credo, tutto. Ah no, credo tutto, ma neanche per sogno, perché ce n'era totalmente altro. Stringhe, sì, stringhe prese. Possono sempre servire anche per fare l'arco. Magari dopo troveremo degli scheletri. Oddio, ci hanno droppato. Non ci credo, ci hanno droppato un iron a caso, totalmente a caso. E qua volendo si può scendere. Però io il mio piano era salgo un attimo, così almeno mi faccio tutte le cose in ferro, mi potenzio un attimo e ci vediamo. Come sempre, indovinate quando ci... blocco? Ok. Ci vediamo dopo. Oh, finalmente ci facciamo il nostro primo e probabilmente ultimo. Ma perché mi esce sto coso in parte? Piccone di ferro. Oh yeah, piccozzo di ferro. Ce lo teniamo qua per ora, perché per adesso va bene anche quell'altro. Sto cuocendo il tutto, sì, con il legno, perché non voglio sprecare il coal. Tra l'altro mi avete detto voi del legno. Grandissimi, mega espertoni, grazie mille. Ci facciamo anche la spada? Certamente che ci facciamo anche la spada. Cioè, non c'era neanche da chiederlo, perciò sticchettini alla mano, 4 vanno più che bene. E appunto ci facciamo la tanto decantata spadina. Benvenuta in famiglia. Bene, allora adesso io direi di andarmi ad... intanto che qua sarà il tutto, di andarmi ad esplorare, con questo accento molto British, un altro po' di caverna. Scendo ancora, appena trovo qualcosa palesemente vi faccio un fischio, sperando che magari ci sia qualcosa qui. Non dovrei scavarmi sotto i piedi in realtà, cioè è la cosa più stupida del mondo. Però, hey, sono stupido, perciò lo faccio. Quindi scavo e ci vediamo quando trovo qualcosa. Ok, sono passati 2 secondi, ho trovato qualcosa, tipo uno scheletro. Allora, scheletrino, no, voglio usare la spada di ferro. Via, muori, scheletro, muori. Quanta vita c'hai? Oh, ok, morto, ok, allora, con calma. Che cos'è questa barra di ferro che mi stava uccidendo? Allora, intanto sposta questa e metti questa. Che fastidio che mi esce qualcosa in parte dei crafting. Sei tipo mezzo buggato. Allora, ci prendiamo questo carbone, fondamentale ai fini della serie. So che non ho esplorato tutto, ma c'è della lava. La blocco, la tengo. La teniamo, dai, per ora la teniamo. Semplicemente la bypassiamo facendo così. Perché magari... Palese, signori. Era talmente palese che in parte alla lava ci fosse qualcosa. E quel qualcosa sono i diamanti. Sono i diamanti. C'è dell'altro diamante? Dai, per forza ci devono essere altri diamanti. Cioè, per forza? No, non per forza. Ok, non per forza, però c'è del ferro. Bene, GG per noi. Oh, stiamo andando bene, eh? Allora, in realtà questa mappa, questa cosa, è bella lunga da esplorare, però... c'è talmente tanta roba che voi direte: oh mio Dio, quanta roba, Master, avevi ragione. Io vi dirò: eh sì. Quindi prendiamoci quest'altro ferroide, torcia alla mano, gracias. Sì, lo so, potrei usare l'altro piccone, ma non c'ho voglia. Quindi ferro per noi, c'è anche della terra che va bene, spaliamo, ok, spaliamo la terra. Oh, ho fatto bene, oh che culo, oh mio Dio. Cioè, ci sta andando molto bene, molto molto bene. Guardate quanto ferro, possiamo farci l'armatura. Che bello. Che bello il ferro! Sì! Sì! Sì, lo so, la parte brutta sarà cuocerlo, però vabbè, dai, almeno ce l'abbiamo. Sopra non avremo chiaramente esplorato tutto, avrò chiaramente saltato qualcosa, però... altro ferro, sì! Però si era buggato il blocco, ok.
Però va bene così, per ora abbiamo 25 di ferro e 2 diamanti, c'erano anche gli smeraldi, non me li dimenticherò mai, li andremo a prendere, ma non è questo il momento, perché... stavo cadendo. Ah, c'è proprio la stradina! Ah, che figo, che figo. Oh, lapislazzuli! Allora, li prendo, perché li prendo palesemente, però non so quanto possa servire incantare le cose in this moment. Perciò prendiamo appunto i suddetti lapislazzuli, detti anche lapiscazzuli. E qui attenzione, aspettate prima di scendere un attimo. No, non è un caso che ci siano questi blocchi particolari. E infatti, palesemente, quando ci sono questi blocchi vuol dire che c'è qualcosa. Ah, l'anvil. Si può riparare, ok. Allora facciamo così, qua c'è solo un botto. Io me ne prendo due, facciamo, dai. Le prendo, si stanno prendendo? Vabbè, appunto, prendo quelle due, così almeno abbiamo da riparare anche a casa. E qui, che carina questa zona. Beh, oh, i libri. Ah, 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 i libri. Allora, usciamo da questa mini zona, scendiamo, carbone, va bene, prendo altro. Ma in realtà per ora ne ho già abbastanza, in caso si può sempre fare un salto in miniera. Comunque i materiali sono infiniti. Guarda che carine tutte le case. E quindi potrei, volendo, farmi una base provvisoria. Ce l'ho il legno? Sì, ne ho lasciato metà a casa. Sono anche cresciuti gli alberi, tra l'altro, lì a casa. E volevo scendere un attimo. Ma no, guardate quanta roba. Lì c'è dell'altro ferro, qua dell'altra lava. Che sto giro? Cosa ho appena visto? Cosa ho appena visto? No, ho sbagliato. Togli. A caso. No, blocca. Bloccata? Totalmente a caso. Cioè, io volevo piazzare il blocco per bloccare. Cosa ho trovato? I diamanti. Cioè, ma signori, ma stiamo scherziamo? Cioè, sul serio, voi me lo dite, mi dite, sì, guarda, stiamo scherziamo tranquillamente. Io dico, ah, ok, va bene, giusto così. No, perché, cioè, che chiulo con la CH. Cioè, io direi che ora ci prendiamo altri due materiali. Questo primo episodio era tipo un grabba tutti i materiali che poi, oh mio Dio, quanti ne hai. Perché poi proprio il Guider ti spaccherà tantissimo, questo sarà il titolo. E anche dei lapislazzuli, che non fanno mai male. Quindi ci prendiamo questi materiali, me ne torno su, sì, volendo me ne torno alla base. E l'episodio prossimo, o meglio il prossimo episodio, l'episodio prossimo ce ne scendiamo ancora di più, vediamo cosa c'è. Dell'oro. Qui si conclude la momentanea caverna. So che ovviamente si andrà a espandere, però per il momento va bene così. Quindi ci prendiamo questo, vi faccio il taglio e ci vediamo direttamente sopra. Allora, stavo salendo, ero in procinto di salire, però mi ero dimenticato che appunto c'erano tutti questi smeraldi. Quindi ci prendiamo... No, ecco perché il cartello attento. Ecco perché, dannazione, stavo per fare una finaccia di quelle che... Mamma mia! Proprio con questo furo... Sì, però, lava... No. Oh. No, allora, patti chiari e amicizia lunga. Ci vogliamo tutti bene, tutti amici, simpatici, bravi, però saliamo e saliamo ancora, perfetto, abbiamo preso tutto. Bonjour, guardate quanto sono cresciuti gli alberi, che bene. Allora mettiamo via tutto sto casino. Quindi amici, per questo episodio probabilmente è tutto, nel prossimo andremo ad esplorare ancora, ci sono un casino di dungeon da fare, mi devo fare anche l'ascia. Qua voglio iniziare a mettere, sempre che lo prendo, e infatti il carbone e anche l'iron, quindi iniziamo a metterlo a cuocere così il master del futuro si ricorda. Perfetto, qua ho fatto tutto, Quindi io salvo ma non esco perché ora continuo a registrare. Quindi vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero l'1:45, con un nuovo video. Ciao!